Daniele Valsecchi, allenatore del Barzo Volley. Allora, è stato un match giocato dalla tua squadra commettendo troppi errori, un'efficienza in attacco tra le due squadre che è stata veramente netta a favore del Pagnano. Indubbiamente. Non abbiamo affrontato la partita nella maniera in cui doveva essere affrontata, cioè loro hanno dimostrato la determinazione, la voglia di vincere una partita importante. Noi eravamo contratti, impauriti, pur battendo secondo me discretamente e mettendo in difficoltà in certi momenti ricezione, non abbiamo difeso per niente a partire da Miro e, come dicevi giustamente tu, abbiamo avuto un'efficienza in attacco assolutamente bassa. L'inizio non era stato brutto, anzi. In entrambi i set abbiamo tenuto, ripeto, secondo me solo grazie a una battuta abbastanza efficace, fino al 13-14, poi break di errori nostri, io non ho ancora visto gli scout, ma abbiamo dato punti al Pagnano 6-7 errori nostri di fila. Il secondo set, se non ho capito male, 12 errori nostri, 2 loro, cioè è evidente che se giochi contro una squadra che vuole vincere il campionato e fai 12 errori e perdi il set. Un terzo set in cui sembravate spacciati, poi siete tornati in corsa, il finale testa a testa vi ha un po' condannato. Sì, può capitare, insomma l'errore dell'arbitro ci sta, poi quando capita l'ultimo punto non è simpatico, però va bene così, va bene così. Io avevo il dubbio che vinto il terzo set la partita cambiava, sicuramente conosco la squadra di Pagnano, conosco anche la mia squadra, è andata così, il campionato è lungo, però Pagnano rimane la squadra favorita.